dal punto di vista ambientale questo è un progetto che consente di fare la raccolta differenziata prevista per legge in tutto il territorio senza riserve e senza ambiguità da parte dei comuni, alcuni non la fanno perché hanno l'alibi di poter dire che non ci sono impianti per lo splattimento dell'umido, della forso, e in questo modo questo alibi verrebbe a decadere. Togliere l'immondizia dalle strade è una precondizione fondamentale per fare un turismo di qualità. Creare i presupposti, come sostegno al mondo agricolo, creare i presupposti di andare a produrre un ammendante che verrà a seguito del progetto di ricerca che sarà portato avanti in comune dalla CH4 Energy e dalle due università di Palermo e di Catania, progetto di ricerca teso a trasformare l'ammendante agricolo in fertilizzante utilizzabile in agricoltura biologica, che noi ci impegniamo a vendere con un opportuno protocollo d'intesa con le maggiori categorie agricole, associazioni agricole quali Confagricoltura, Coldiretti e la CIA, noi lo metteremo a disposizione del territorio perché lo acquisti con un prezzo molto calmierato. Ma soprattutto, siccome per realizzare il fertilizzante biologico valorizzato, il digestato che esce dal riciclo della frazione organica dei rifiuti, noi siamo interessati ad acquistare le sfalci di potatura e ramaglie da potatura di tutti gli impianti del territorio, questo noi facciamo un grande servizio alle aziende agricole del territorio, perché loro ad oggi cosa fanno? Potano e bruciano. Ora la bruciatura oppure lo triturano. In entrambi i casi non è previsto dalla legge, e quindi questo dal punto di vista ambientale. Questo dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista poi completo, non so se gliel'ho anticipato poco fa, non ci sono emissioni nocive nell'atmosfera, non c'è percolato, quindi non c'è possibilità di inquinamento delle acque sotto il suolo, non ci sono cattivi odori perché è certificato dalla Università di Udine, non ci sono controindicazioni di assoluto genere dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista economico i vantaggi li ho anticipati, perché noi metteremo nella condizione l'amministrazione comunale di non pagare oneri di conferimento per i rifiuti che produce nel suo territorio, e questo comporterà un vantaggio soprattutto per la cittadinanza, perché non pagando oneri di conferimento l'amministrazione comunale può ridurre la TARI oggi a carico dei cittadini, che è notevole. Chi sono famiglie che pagano chi 400-500 euro, 600 euro, in questo modo possono essere dimezzate, ma anche di più, è giusto? Poi i vantaggi quali sono? Le aziende che lavorano nel territorio lavoreranno in sinergia con noi per l'esercitamento dei servizi che noi vogliamo fornire al territorio, quelle dei trasporti, per fare un esempio, noi andremo a produrre 20.000 tonnellate di fertilizzante bio. Queste 20.000 tonnellate le dobbiamo movimentare, le dobbiamo spostare. Le aziende di trasporto del territorio verranno coinvolte nei trasporti. Le ho fatto questo esempio per dire che ci sono ampie possibilità di collaborazione sinergica con le aziende del territorio. Il personale che verrà assunto non verrà da Udine, non verrà dalla Baviera, ma sarà del territorio, e noi contiamo qualche decina di persone verrà assunto. E quindi ci sono molte opportunità di natura economica, ambientale e di sistema nel territorio che aiuteranno. Voglio ultimamente dire una cosa: noi abbiamo ottenuto tutti i pareri. Tutti i pareri, l'ultimo che ci mancava era quello della provincia regionale di Catania, che in conferenza di servizi aveva espresso un parere contrario. A seguito degli incontri che ci sono stati con la nostra società, noi abbiamo fornito tutte le delucidazioni e le integrazioni da loro richieste,
e proprio oggi ci hanno consegnato il parere favorevole che verrà illustrato e presentato questa sera. Dopodiché noi abbiamo tutti i pareri, l'impianto è autorizzabile, verrà autorizzato indipendentemente dal comune di dal parere che renderà il comune di Biancavilla, che noi ci auguriamo che sia positivo. Perché quando il sindaco di Biancavilla è intervenuto in conferenza dei servizi ha espresso un parere contrario, seppure a malincuore, perché ha potuto constatare che dal punto di vista tecnico, quando abbiamo illustrato il progetto in conferenza dei servizi, ha preso atto delle enormi possibilità favorevole e opportunità che crea nel territorio. Comunque, Io mi auguro questa sera, noi proprio per sgomberare gli ultimi dubbi, visto che le perplessità del sindaco erano motivate da notizie erroneamente fornite in ordine alle dimensioni, in ordine al fatto che mezza Sicilia avrebbe conferito rifiuti in questo territorio, che era sovradimensionato, che faceva cattivi odori, che inquinava le falde acquifere, nulla di tutto questo. Siccome noi siamo parte in causa, è gruppo proponente, non vogliamo dare la sensazione che noi abbiamo fatto questo convegno per dire no, per affermare noi il contrario. Abbiamo invitato il mondo scientifico, accademico, il mondo ambientale più qualificato, abbiamo fatto intervenire e interverranno le maggiori associazioni di categoria del mondo agricolo, e loro questa sera si esprimeranno e noi siamo sereni e tranquilli che il loro parere sarà un parere di incoraggiamento, per cui i vantaggi che noi abbiamo anticipato per il territorio di Biancavilla, per la città di Biancavilla e per le aziende di Biancavilla, noi questo impegno lo abbiamo preso, lo manterremo a prescindere dalla posizione che il sindaco di Biancavilla ritiene di assumere partecipando alla conferenza di servizi finale. L'osservazione critica che viene fatta, al di là della bontà o della presunta bontà del progetto, è la localizzazione dell'impianto. La localizzazione dell'impianto non Piano poter... Rinazze, mi scusi, che è una zona mi ascolti. L'agricoltura d'eccellenza. Intanto ho dimostrato poc'anzi, e lo dimostrerà questa sera il professore Francesca intervenendo, che questo impianto aiuta l'agricoltura di qualità, di pregio e di eccellenza, come dice lei. Però, vede, la SRR di Catania Area Metropolitana ha il suo piano d'ambito, che è specializzato nella individuazione del perimetro di territorio e negli impianti che devono essere realizzati al servizio di questo territorio. Ebbene, il perimetro è ben definito e finisce proprio a Biancavilla e serve 750.000 abitanti, ne ha previsti due di impianti, uno su Catania e uno sull'asse della 121. Siccome questi impianti non possono essere realizzati dove si vuole, perché devono necessariamente essere realizzati adiacenti a vie di grande comunicazione, e il nostro è stato individuato soprattutto per questo, ma soprattutto deve essere vicini alla rete primaria del gas, perché il gas prodotto dal riciclo deve essere immesso in rete, e quello era l'unico punto che noi abbiamo, perché noi abbiamo studiato tutto il percorso, dove si poteva realizzare questo impianto, perché aveva tutte le caratteristiche tecniche idonee.